Buonasera ragazzi, ben ritornati sul mio canale. Questo video vi serve se avete la sensazione di avere mille mila cose nell'armadio, ma mai sapere che cosa effettivamente mettere. Questo video nasce da una richiesta specifica che mi avete fatto alcuni di voi nei messaggi diretti di Instagram, e quindi ho deciso di fare proprio un video dedicato a capire il motivo per cui avete questa sensazione. Non sarà un video dedicato a trovare come trovare il proprio stile personale, ma se vi piacerebbe che io facessi un video del genere, scrivetemelo giù nei commenti sotto al video. Detto questo, per sapere esattamente come costruire un guardaroba coeso e versatile e non avere più questa sensazione, continuate a vedere fino alla fine del video per scoprire tutte quante le trappole dello shopping. Se siete nuovi e non siete mai passati dal mio canale, ciao, benvenuti, io sono Camilla. Per la parte moda mi occupo di darvi ispirazione sugli outfit più cool e spiegarvi come realizzare quel meraviglioso mix di high-low, cioè combinazioni tra capi di investimento e capi low cost per un effetto wow. Mi raccomando, se ti piacciono i miei video, iscriviti al canale attivando la campanella delle notifiche e lasciami un like e un commento sotto a questo video. Mi raccomando, keep watching! Allora, ragazzi, se avete questa sensazione di avere l'armadio stracolmo ma niente da mettere, è probabilmente perché acquistate d'impulso. Io stessa ero stra colpevole, di questo crimine. Ci sono persone all'interno che lavorano all'interno dei negozi e anche che creano i siti che studiano proprio su come organizzare la merce, su come disporla proprio visivamente, per fare in modo che appena uno entri in un negozio, H&M, Zara, Mango, o fai scrolling sul sito online, che uno abbia proprio l'impulso di comprare tutto quanto quello che vede. È fatto apposta. Allora, il rimedio a questo è mai acquistare un capo semplicemente perché astrattamente vi piace, ma sempre a uscire di casa con un piano, cioè sapere che cosa comprerete quel giorno e perché, perché vi serve. E poi, nel caso in cui vi capiti di uscire random e di imbucarvi da Zara, Mango, H&M e tutti quanti questi negozi così, e vi piace un capo, prima di acquistarlo o metterlo nel carrello a seconda di dove fate shopping, chiedetevi: mi serve quel capo? E soprattutto, a quanti capi che io ho già nel mio armadio potrei abbinarlo? Se la risposta è meno di 3, non compratelo, perché se per comprare quell'unico capo vi serve di creare un intero outfit da capo, non vale la pena. Può sembrare una cosa strabanale, ma quando uno è veramente sistematico nel fare questo ragionamento, si rende conto di quanti acquisti superflui fa di solito. Ma facciamo un passo indietro, perché già vi immagino dall'altro capo dello schermo che mi dite: sì, ok Camilla, ma come faccio a decidere che cosa comprare? E io vi dico che se avete questa sensazione che vi manchino le cose da mettere, anche se l'armadio è pieno, è probabilmente perché vi mancano i basics. Che cosa sono i basics? Sono quei capi fondamentali che costituiscono le fondamenta del vostro armadio. Sono quei capi che si combinano benissimo tra di loro e anche con tutti quanti gli altri capi un po' più trendy e che possono essere indossati in mille mila modi, magari anche semplicemente cambiando un accessorio, un top, una borsa, una scarpa. Sono anche quei capi che vi aiutano a transitare da una stagione ad un'altra e quindi magari a rendere un look tipicamente estivo adatto anche all'autunno, e quindi vi servono anche per allungare il tempo di vita dei vostri capi. A livello economico, io personalmente seguo la filosofia del compra meno, compra meglio, e in particolare i basics sono quei capi in cui vale assolutamente la pena investire qualche euro in più perché vi dureranno all'infinito. Eppure, metto sempre questa, diciamo, nota, sempre, diciamo, da corollario a questo discorso, perché non è necessariamente detto che questi basics vi debbano costare una fortuna. Ci sono catene low cost come H&M, Zara, Mango che fanno dei basics molto belli. Ovviamente bisogna un po' selezionare i capi che si scelgono, però io stessa ne ho tantissimi di queste catene, dei quali sono super soddisfatta. Ne elenchiamo un pochino, così vi rendete un po' conto di quelli che ovviamente secondo me sono i capi fondamentali. Prima tra tutte la camicia bianca.
super noiosissima, lo so, però è quel capo, senza fronzoli, loghi, perline, semplice camicia bianca, oversize, grande tip, che sta bene con tutto e soprattutto in ogni occasione. La potete mettere al lavoro, la potete mettere per un outfit casual del weekend, la potete mettere per una serata romantica, la potete anche mettere da sola se è molto oversize. Basta una cintura in vita per sottolineare il punto vita e fa anche da vestito. Quindi si può usare in mille mille modi, non passa mai di moda e dovete averla sempre. Altro tip: potete fregarla a vostro padre, così costituirà proprio il perfetto modello oversized. Secondo capo fondamentale sono, ups, mi si sono leggermente incrociati, sono i blazers. Allora, anche questo, come la camicia bianca, è un capo super fondamentale, cioè non potete stare senza. Ancora una volta, sono questi e anche questo qui, che vedete sage sullo sfondo, quei capi che potete mettere in qualsiasi occasione. Potete metterli con un pantalone elegante per andare al lavoro, con i jeans per il weekend, con un vestito per le serate, addirittura se il blazer è molto oversized potete, come la camicia bianca, indossarlo proprio come un vestito, ancora una volta indossandolo con una cintura. Io consiglio di prenderli oversized perché non so esattamente il motivo, ma hanno sempre un aspetto più chic e costoso se sono leggermente oversized. È questo il blazer un esempio di come non è necessariamente detto che voi dobbiate comprare un blazer che costi milioni. Questi sono due esempi. Questo di Sandro è stato un capo di investimento, l'ho preso alla Rinascente, non me ne pentirò mai. Lana, quindi perfetto per l'inverno, questa stampa classica, ed è stato un capo di investimento. Però ho anche questo qui di Zara, semplicissimo, colore neutro, che è un tip per comprare low cost, comprato 3-4 anni fa, indossato allo svenimento, cioè veramente sempre, ed ha fatto una riuscita ottima. E sta tutto nel modo in cui lo accessoriate per dargli un'aria più costosa di quello che è. E in ogni caso il modello e il colore del blazer lo rendono molto più costoso di quello che in effetti l'ho pagato. Per quanto riguarda la categoria blazers, potete anche permettervi un po' più di colore. Ed è anzi questo un modo molto semplice per infondere un po' più di colore nel vostro armadio. Questi, ultimo punto e poi passiamo al prossimo capo, sono anche utilissimi per la stratificazione, quindi se fa molto freddo nulla vieta che voi possiate mettere un blazer e sopra il cappotto, chicchissimo. Terzo capo fondamentale, i jeans, ovviamente non possono mancare. Qui la regola numero uno è innanzitutto provare, cioè dovete trovare il taglio che vi stia meglio. Per esempio, io sono il tipo di fisico che è stretta sui fianchi e poi il di dietro è piuttosto voluminoso, quindi a me serve un fit che abbia la vita stretta ma poi la parte del di dietro bella ampia. Se invece avete il problema, avete il tipo di fisico, perché non è un problema, per cui magari avete delle cosce importanti, siete molto muscolosi oppure avete qualche chilo di troppo, io vi consiglio personalmente uno stile bootcut, cioè a zampa di elefante, che cioè si apre alla fine e quindi innanzitutto allunga la gamba e maschera le rotondità. Però ognuno ha il suo paio di jeans preferiti. Per quanto riguarda sceglierne di basics, io vi dico sceglietene un paio che siano il più neutrali possibili. Che cosa intendo? No strass, no perline, no loghi, no scritte strane. Un jeans semplice, perché quello è il tipo di jeans che potrete mettere al lavoro se il vostro ambiente lavorativo è casual, nel weekend, per una serata. È il classico capo che, messo con un paio di scarpe da ginnastica, fa molto look sportivo casual, e messo con un paio di tacchi, un toppino e accessori più elevati, fa serata. Quinta categoria di capi basics fondamentali sono i rownecks e le t-shirts bianche. Anche qui la regola fondamentale, che vedrete ripetere
da parte mia spesso è no strass, no perline, no loghi, no scritte, capi semplici, tagli puliti, colori neutri. La camicia bianca, la t-shirt bianca, come la camicia, è un capo che può sembrare noioso da acquistare, però vi serve tantissimo. Vi metto da qualche parte sullo schermo un esempio di come io ne ho fatto lo styling per una foto di Instagram, così vi rendete conto. E è quel tipico capo da stratificazione che potete mettere sotto i blazer, che potete mettere anche sotto un vestito, così come i roll necks. Io ne ho tantissimi, intimissimi, ne fa veramente di tutti i colori e di tutte le forme e i modelli, perché a me piace tantissimo metterne un paio sotto ai miei vestiti, a sottoveste che metto d'estate e che in questo modo rendo adatti anche per l'autunno, oppure sotto a un toppino di seta, sempre no, tipo intimissimi, per indossarlo anche in autunno-inverno. Poi, prossimo capo fondamentale, un maglione che può essere un pullover o un cardigan. Io personalmente adoro i cardigans. Questa è una categoria per la quale io consiglio di investire qualche soldino in più, semplicemente per la qualità dei materiali. Se comprate, per esempio, da negozi come H&M, Mango, Zara, and Other Stories, ci sono all'interno di questi grandi retailers delle collezioni che sono fatte di materiali di qualità superiore, e io vi consiglio di prendere quelli per il semplice fatto che se comprate un maglione e non vi viene caldo non serve a niente. In particolar modo, se avete delle rotondità che volete nascondere, il cardigan un po' cropped e un po' boxy, oversized, vi aiuta tantissimo, perché non vi fa sembrare un sacco, ma vi aiuta a non sottolineare eventuali rotondità. Per le ragazze e i ragazzi che mi chiedono come faccio se ho partorito da poco e ancora non sono tornata al mio peso forma del preparto, ma voglio vestirmi comunque bene, come faccio? Quello è un capo su cui investire. Poi, penultimo capo, un vestito midi. Che cosa vuol dire? Sotto al ginocchio, che può essere un vestito di maglia o, una delle mie categorie preferite, un vestito a sottoveste molto sexy. Perché dico un vestito midi? Perché anche quello è un capo intramontabile, che non passa mai di moda, è molto versatile. Per esempio, immaginatevi un vestito sottoveste, potete sdrammatizzarlo tantissimo indossandolo con delle scarpe da ginnastica perfino, e poi per la sera un paio di tacchi vertiginosi, un bel trench o un cappotto e siete pronte per un appuntamento romantico. Io ne ho un paio. Assistente, dammi i vestiti sottoveste. Mio fratello è un mito, eccoli qua. Io ne ho due, ed è questo. Uno è questo qui nero comprato da Zara, e poi voilà, ne ho anche un altro, questo qui beige, che ho comprato da Mango. Li uso anche d'inverno, come vi dicevo prima, semplicemente mettendoci sotto un roll neck come questo. Questo è anche un altro esempio, solo che un vestito del genere io non lo considererei un basic, perché è a stampa leopardata. Questi, stampa neutra, invece sono più basics. Per indossarli anche d'inverno, come vi dicevo, ci metto semplicemente una maglia oppure ci metto un maglione o un cardigan sopra. Anche con gli stivali, stavo dimenticando, anche con gli stivali starebbero benissimo. E poi ovviamente, ve lo starete aspettando, un mitico trench o un cappotto. Allora, per la mezza stagione io vi consiglio, per ora, diciamo, parliamo del trench, questo Barberis, ma ammetto che è rubato all'armadio di mia madre. Questo è stato uno dei regali del compleanno che papà ha fatto a mamma, e io gliel'ho fregato, perché lei se lo mette poco in realtà, perché dice che è freddo. Però è un capo fondamentale. Adesso, ovviamente non è necessario comprarne uno di Barberis, però se potete farlo io veramente vi consiglio di investire, perché questo è uno dei capi che metterete da quando nascete a quando morite, in qualsiasi tipo di occasione. È anche un capo molto elegante, è
un capo che può essere considerato a metà tra il workwear, perché lo potete mettere anche per tutti i giorni, ma lo potete anche mettere per uscire la sera. Indispensabile, soprattutto in questo periodo dell'anno. Cosa fondamentale, perché adesso ne sto vedendo tantissimi, pure a livello proprio di cappotti, dei colori più pazzi, giallo e quant'altro. Personalmente io non mi arrischierei a comprare un capo del genere di un colore poco mettibile, tanto più se decidete di fare un investimento. Arrischierei magari più a comprare un blazer colorato piuttosto che un cappotto o un trench, per cui mi atterrei ad una palette neutrale. Ok, individuate all'interno del vostro armadio quelli che sono i capi fondamentali che già avete e comprate solo quelli che vi mancano. Punto numero uno. Passiamo adesso ad un'altra categoria di capi, e cioè i capi trendy, cioè i capi che per un certo periodo di tempo vanno di moda, come per esempio possono essere le maniche a sbuffo, piuttosto che un paio di mules, cioè dei sandali particolari, piuttosto che le borse giganti o le borse molto piccole, insomma i pezzi che vanno di moda per un certo limitato periodo di tempo. Allora, innanzitutto c'è da dire che avendo un armadio composto prevalentemente da basics, riuscirete ad abbinare meglio anche i pezzi più trendy che avete, infondendo loro anche nuova vita. Per esempio, un esempio facilissimo è questo vestito in pelle di pitone comprato da Mango, che io metto d'estate con una semplice maglietta, t-shirt, ed inverno con un roll neck e degli stivaletti. Facile facile, potrei anche metterlo con un cardigan, potrei anche metterlo con il trench, potrei metterlo con una camicia, potrei farci un sacco di cose. Come regola dovreste avere un armadio costituito da due terzi da pezzi basics e per il restante terzo da pezzi che sono trendy. Io personalmente, coscientemente, spendo molto poco sui capi che sono trendy, perché so che oggi vanno di moda e mi piacciono, perché magari l'ho visti a qualcuno che mi piace, di cui apprezzo lo stile, e quindi me lo compro, e poi magari domani mi fanno schifo. Due sono le eccezioni, cioè due tipologie di capi che sono considerati trendy, ma che in realtà non lo sono perché sono meglio di tutti gli altri capi trendy e non passano mai di moda, e cioè la pelle e l'animalier. Da sempre, in qualsiasi stagione, in qualsiasi anno, c'è sempre la pelle e l'animalier che fanno il loro grande ritorno. Quindi io personalmente decido di investire in questi trend piuttosto che negli altri, comprando un paio di pantaloni di pelle di qualità superiore, comprando magari un vestito in stampa leopardata o un paio di stivali magari con una stampa particolare, pitorati, vanno tantissimo adesso, perché so che comunque potrò indossarli sempre. Come ultimo punto volevo rispondere ad una ragazza che nei miei DM di Instagram mi ha fatto una domanda super azzeccata, e cioè mi diceva che lei ha una questione con le stagioni, cioè che non riesce a sfruttare alcuni capi, come per esempio i blazer, perché trova che d'estate faccia troppo caldo e d'inverno faccia troppo freddo per indossare questi capi. Lei mi faceva l'esempio del blazer, ma ce ne sono anche altri. È una domanda super intelligente, alla quale mi fa molto piacere rispondere. Perché? Perché mostra come questi capi basics di cui stiamo parlando sono innanzitutto complementari, cioè li potete mettere insieme, e soprattutto sono perfetti per la stratificazione. Nulla vieta, per esempio, che se d'inverno faccia molto freddo, voi potete stratificare il blazer con il vostro trench. Stessa cosa dicasi per il cappotto, magari mettendo sotto al cappotto un blazer di un colore neutro, oppure sempre se fa freddo potete stratificare il blazer con un dolce vita, oppure potete indossare, facciamo un cambio, il vostro vestito sottoveste sotto al trench, e così via. Le combinazioni sono infinite, quindi potete traghettare i vostri outfit, anche quelli più estivi, tra le varie stagioni,
e non rinunciare ad indossare i vostri capi preferiti. Ok ragazzi, la mia selezione di capi e di tips è terminata. Fatemi sapere se siete d'accordo con la mia selezione di capi basics e mi raccomando, se avete anche voi delle brucianti questioni, dei problemi che non riuscite a risolvere in tema di fashion o anche beauty, fatemelo sapere sia su Instagram, se venite da Instagram, ma anche al di sotto dei commenti di questo video e così io ne farò un altro. Grazie per l'attenzione, ciao for now.